Ciao ragazzi, un grosso saluto da parte mia, Luca Di Leonardo e dello staff di tuttofantacalcio.it. Nuovo video riguardante i consigliati della nona giornata che inizierà con l'anticipo sabato alle ore 15 tra Sassuolo e Inter. Quindi ricordatevi di iscrivere le vostre fantaformazioni entro non oltre le ore 15 di sabato. Giornata che si concluderà con i due posticipi del lunedì alle 18.30 Torino-Sampdoria e alle 20.45 Genoa-Parma. Quindi una giornata un po' lunga, inizierà da sabato e finirà poi addirittura con due posticipi per quanto riguarda il lunedì. Vi invito inoltre a scriverci qua sotto nei commenti su YouTube riguardo ai vostri dubbi di formazione, sarà chiaramente il nostro onere rispondervi nel più breve tempo possibile dandovi le migliori soluzioni. Inizio quindi l'analisi di questa nona giornata con i top di questa giornata. In porta, consigliato sicuramente Donnarumma nella sfida contro la Fiorentina. Donnarumma può avere la possibilità di tenere la propria porta imbattuta, infatti la Fiorentina non sta attraversando un buon momento di forma e quindi il portiere rossonero può sicuramente prendere anche una buona votazione. In difesa il nome consigliato è De Ligt, è rientrato la scorsa giornata nella sfida vittoriosa contro il Cagliari, sappiamo benissimo il potenziale che ha il difensore bianconero, diamogli ancora ovviamente conferme per questa giornata nella sfida di Benevento. A centrocampo ancora una volta consigliato Mkhitaryan, è sicuramente il centrocampista più in forma di questo periodo, 5 gol nelle ultime due giornate, in generale 5 gol e 4 assist in stagione, quindi diamogli ancora una volta fiducia anche nella sfida difficile di Napoli. In attacco il nome consigliato è João Pedro del Cagliari, il Cagliari sfida lo Spezia, uno Spezia che sta facendo comunque delle buone partite, però subisce un po' troppo in difesa. Ecco che João Pedro con 5 gol e 2 assist in stagione, soprattutto grazie al nuovo modulo nel 4-2-3-1, lui è di nuovo libero di giocare dietro la punta, è anche il rigorista, quindi diamogli fiducia nella sfida contro lo Spezia. Andando nel capitolo low cost, in porta consigliato Cragno, come detto prima il Cagliari sfida lo Spezia, uno Spezia che comunque un gol lo può fare, ma Cragno è sicuramente un portiere schierabile per questa giornata anche in ottica modificatore. In difesa il nome low cost è Gagliolo del Parma, vista l'assenza di Pezzella ritornerà nel suo ruolo naturale a sinistra, quindi può regalare magari qualche assist vincente. A centrocampo il nome low cost è Sottil del Cagliari, Di Francesco l'ha rigenerato rispetto al giocatore conosciuto lo scorso anno a Firenze, i suoi strappi, le sue incursioni sulla fascia sono sempre pericolose, per lui un gol e un assist, diamogli la possibilità per questa giornata di schierarlo nel vostri 11 titolari. In attacco, altro nome low cost è Scamacca del Genoa, per lui due gol e un assist nelle ultime giornate, è sicuramente la punta titolare del Genoa attuale, è un giocatore che anche contro il Parma può andare a bonus. Per quanto riguarda i quattro consigliati mantra, in porta diamo fiducia a Reina, sarà ancora lui il titolare visto che Stracoscia è ancora positiva al Covid, la Lazio che sfida l'Udinese, l'Udinese che ha segnato appena due reti in trasferta. In difesa il nome mantra ovviamente è Kiar, listato difensore centrale, per lui una media oltre il 6, non vede tanto bonus, però nella sfida contro la Fiorentina può essere rischiato. A centrocampo listato come mediano, quindi come M, diamo fiducia a Nate Hernandez, è ritornato dalla positività al Covid, è sicuramente il motorino del Cagliari, in questa giornata può regalare qualche bonus. In attacco, listato punta centrale, diamo fiducia a Lukaku, 7 presenze, 7 reti, è sicuramente il giocatore più in forma dell'Inter nella sfida contro il Sassuolo, può ancora portare bonus. Per quanto riguarda i 4 sconsigliati, in porta sconsigliato Musso, la Lazio sta ritornando, la Lazio dello scorso anno nella prima stagione sta segnando con regolarità, l'Udinese sta subendo reti in trasferta, quindi Musso, valutate chiaramente le alternative che avete al portiere bianconero. In difesa sconsigliato Glick, lui ha già 3 ammonizioni in questa stagione, sfida la Juventus col duo Ronaldo Morata, direi di valutare chiaramente le alternative che avete in difesa. A centrocampo il nome sconsigliato è Vidal, è un nome importante, però Vidal nelle ultime giornate non sta avendo un ottimo risultato, viene dall'espulsione nella sfida di Champions contro il Real Madrid, direi chiaramente valutando le alternative che avete potete metterlo in panchina per questa giornata. In attacco sconsigliato Vlahovic della Fiorentina, per lui appena una rete in 7 presenze, la Fiorentina
sta segnando pochissimo. Il Milan in difesa è una squadra attenta, ha un ottimo portiere, quindi direi di valutare le alternative che avete all'attaccante Viola. Ecco quindi ragazzi un breve resoconto di questa nuova nona giornata. Vi invito ancora una volta a scriverci qua sotto nei commenti riguardo ai vostri dubbi di formazione, e vi ricordo le nostre dirette, ovvero il venerdì alle 18.15 sul nostro canale Facebook, alle 19.05 saremo in diretta su TMV Radio, e chiudiamo la settimana con il sabato alle 12 diretta Instagram con le ultime dei campi e gli ultimi dubbi di formazione. Un grosso saluto da parte mia, Luca Di Leonardo, e dallo staff di tuttofantacalcio.it è tutto. Ciao ciao!